Conclusa la prima gara di questa domenica 23 agosto, alle 10 inizia l'avventura per gli esordienti del secondo anno, che andranno a contendersi il sedicesimo trofeo Armanni Carrelli Elevatori e il sedicesimo trofeo Armanni Giuseppe Ferrari Onorina alla memoria. Il circuito è lo stesso di quello affrontato dai colleghi più giovani, ma per gli esordienti del secondo anno i giri da compiere sono 14, per un totale di gara di 43,4 km. Corsa tirata fin dalle prime pedalate per i 130 atleti che hanno preso il via sul circuito di Comenduno di Albino. Il gruppo è nutrito con tantissime maglie diverse, infatti sono una quarantina le società che si sono date appuntamento alla manifestazione organizzata perfettamente dalla società ciclistica gazzanighese GBC, che vede nel presidente Mauro Zinetti il suo fulcro. Zinetti, che grazie ad una marea di collaboratori è riuscito a far ripartire il ciclismo in provincia di Bergamo, con l'organizzazione il 2 agosto della Gazzaniga Onore, gara riservata alla categoria allievi, ed oggi ha raddoppiato con la manifestazione per esordienti. Anche la seconda gara è stata molto movimentata, alla faccia di chi pensava di vedere una gara monotona visto il percorso. Numerosi attacchi quelli portati dagli esordienti del secondo anno, con un finale davvero avvincente, che sentiamo direttamente dalla voce di Fabio registrata durante la diretta Facebook che abbiamo trasmesso durante la gara. Eccoci con le immagini, ormai vicini all'ultimo chilometro, con Mazzolelli che ancora mantiene un vantaggio risicato sugli inseguitori. Eccoci con la maglia della Valle Camonica sempre al comando, ma occhio dietro perché alcuni atleti provano l'inseguimento solitario al battistrada. Si mantiene ancora forte l'andatura per Mazzolelli in questo momento, che a testa bassa prosegue la sua cavalcata, un'azione iniziata in solitaria 3 km fa all'inizio dell'ultimo giro, con il gruppo che comunque sembra perdere contatti in questo momento, sembra comunque aumentare il margine per il battistrada, tutto solo al comando, maglia rosso, bianca e blu della Valle Camonica, visto la sua fuga iniziale con altri due elementi quando mancavano 3 giri al termine, poi quando mancavano un giro all'ingresso dell'ultimo giro ha dato il gas, ha aperto il gas Mazzoleni, che ormai è entrato nell'ultimo chilometro. Siamo ormai prossimi dunque alle fasi finali qui sull'ultimo vitilino con l'uomo solo al comando, Carlo Mazzoleni della Valle Camonica, il gruppo vicinissimo ma non troppo, dà ancora speranza al battistrada che ormai ha le ultime curve. Eccoci là dietro con i seguitori, con 4 atleti che provano la disperata inseguimento a Mazzoleni che a testa bassa affronta ormai le ultime curve. Siamo ormai entrati nell'ultimo chilometro, nelle ultime battute del trofeo Carrelli Elevatori Armani, che vede il trionfo solitario di Carlo Mazzoleni della Valle Camonica. Colpaccio dunque di Mazzoleni, poi lo sprint per la seconda piazza, sprint a 2, che ha visto la maglia da Bustese Olonia probabilmente aggiudicarsi la seconda piazza e poi il gruppo. Carlo Mazzoleni, eccoci live qui dallo studio. Carlo, una stoccata finale, sei ancora a tutti in questo momento, sei ancora stanco, è davvero un capolavoro il tuo. Sì, dai, sono ancora finito, non ce l'ho fatta, era troppo bello qua l'ultimo pezzo, non riuscivo a crederci, dai. Ho dato tutto, ma ne valeva la pena, dai. Per te è la prima gara di quest'anno, possiamo dire, con una stoccata finale davvero, davvero molto molto bella. A chi va la dedica di questa vittoria? La dedicava al nonno che ha sempre creduto in me, alla nonna e ai genitori, dai, e anche tutta la squadra che ci fa fare tutte queste gare anche con questo rischio Covid. Prossimi obiettivi quali che saranno? Boh, se ci sarà l'italiano, l'obiettivo sarà di provare ad andarci quest'anno e poi si proverà, siccome le gare in salita non sono tantissime, si proverà ancora a fare azioni di questo tipo, dai. Complimenti dunque a Carlo Mazzoleni della Valle Camonica, trionfatore di quest'oggi. Abbiamo con noi anche il terzo classificato in maglia Ronco Maurigi, numero 36, Cristian Bonini. Ci hai provato anche tu all'inizio della corsa a sganciare un tentativo, poi è arrivato comunque un piazzamento importante. Sì, all'inizio non credevo di riuscire ad arrivare all'arrivo. Ho visto che all'ultimo giro c'è stato un grandissimo e fortissimo rallentamento e sono partito. Dietro di me sono venuti due o tre ragazzi. Abbiamo trovato l'accordo dopo un po', perché all'inizio pensavano anche loro di non arrivare. Però poi alla fine siamo riusciti a guadagnare un bel vantaggio e arrivare. Anche vai te, i tuoi prossimi obiettivi, quali che possono essere quest'anno? Come principale andare al campionato italiano se si farà e magari di riuscire anche a fare un bel piazzamento e magari anche una vittoria. Perfetto, complimenti dunque
anche a te, anche Cristian Bonini della Ronco Maurizio di Le Galline. Abbiamo anche il secondo classificato a Bustese Logna, lo sprinter di giornata Matteo Camiolo. È mancato poco per il successo. Sì, quando è partito qua dalla Val Camonica ero un po' chiuso in gruppo e non sono riuscito a trovare il momento giusto per andare a ruota, però poi l'ultimo giro c'è stato un rallentamento in gruppo e sono insieme a quella della Ronco e altri due siamo riusciti a quasi chiudere e siamo arrivati in volata. Un rush importante il tuo, sei comunque un velocista, quali potrebbero essere i tuoi prossimi obiettivi stagionali? Come ho detto prima, se si farà l'italiano è andare all'italiano e magari fare anche un piazzamento, e l'altro obiettivo è magari ottenere una vittoria. Complimenti dunque anche a Matteo Camiolo della Bustese Logna, oggi secondo classificato, vincitore dello sprint degli inseguitori, è mancato poco per riprendere le ruote di un fantastico quest'oggi Carlo Mazzolini della Valle Camonica, trionfatore dunque del 16° trofeo Armanni Caragli Allevatori SRL. Ecco la classifica degli esordienti del secondo anno: al 10° posto Manuel Daniello della Biringhello, 9° Federico Frizzi della Prealpino, 8° Andrea Rinaldi della Velo Club Sarnico, 7° Nicolò D'Amato della Bareggese, 6° Marco Baldan del Velo Club Sarnico, 5° Eric Venturini del Pedale Ossolano, 4° Riccardo Franzini della Brembillese, 3° Cristian Bonini della Ronco Maurigi, 2° Matteo Camiolo della Bustese Olonia e vincitore Carlo Mazzoleni della Valle Camonica.